l'uso della movimentazione continua con macchine dopo protesi del ginocchio. Che titolo strano questo video, eppure tanti pazienti mi chiedono se avranno bisogno del Kinetech dopo l'intervento. Il Kinetech è una macchina che serve a piegare e stendere il ginocchio in maniera automatizzata. Una volta si pensava che l'uso di questa macchina potesse sostituire il fisioterapista ed era una cosa molto comoda buttare in reparto 10-20 macchine che facessero il lavoro sporco per il fisioterapista. Di fatto noi di questa macchina non abbiamo più bisogno, la possiamo abbandonare completamente per diversi motivi che vi spiego in questo video. Prima di iniziare però vi ricordo che questa e tante altre informazioni che riguardano l'intervento di protesi del ginocchio li potete trovare nei canali, nel mio canale di YouTube di chirurgia articolare. Lì c'è la lezione completa con tutte le informazioni che vi servono prima di decidervi di operare. Se invece volete prenotare una visita o una consulenza con me, prima di venire potete mandare tramite WhatsApp gli accertamenti che avete già eseguito per capire se vi basteranno o se avete bisogno di fare altre cose o diverse prima della consulenza o della visita. Ma torniamo al motivo di questo video, spiegarvi perché il Kinetech non serve più a nulla. Bene, primo fattore. Noi operiamo con un protocollo fast track, siamo stati i primi in Italia a importare questo protocollo di recupero rapido che ci consente non solo di recuperare in fretta, soprattutto perché non causiamo al paziente un problema. Sembra strano da dire, ma preveniamo i problemi senza farli venire, quindi poi non li dobbiamo nemmeno curare. Una di queste cose è prevenire il dolore e il sanguinamento, che sono le due cause principali per cui il ginocchio diventa rigido dopo l'intervento. Se voi non sentite dolore e non avete un ematoma, il ginocchio miracolosamente lo muovete in una maniera completa. Ebbene, se voi uscite dalla sala operatoria con un ginocchio che già muove da 0 a 90 gradi, il Kinetech diventa completamente inutile, perché il Kinetech lavora proprio in quei gradi lì, oltre i 90 non serve più a niente. Quindi questo è il motivo fondamentale per cui non abbiamo mai bisogno di questa macchina nel nostro riparto. E poi per casa, per casa è lo stesso discorso, se avete già raggiunto il movimento la macchina non vi serve a nulla. Gli altri problemi che si avevano erano che i Kinetech venivano spesso montati male, se il paziente ha dolore riesce a fuggire dalla macchina, cioè a mettere il ginocchio in una posizione che la macchina non riesce comunque a piegarlo, quindi per noi il Kinetech è diventato un falso mito, una inutilità totale, per cui non preoccupatevi di questo, non avrete bisogno di noleggiarlo e non lo avrete bisogno durante l'intervento chirurgico, durante il ricovero. We'll be right back.